bicicletta, bentornati. Oggi micro viaggio di 2 giorni, sono malapena 180 km, passerò la notte fuori in tenda. Sto andando in un posto meraviglioso che si trova qui in Veneto, quindi non dovete far altro che guardare il filmatino, iscrivervi al canale se vi è piaciuto ovviamente e attendere per capire dove sto andando. Ciao ragazzi. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history, yeah. Ebbene sì, sono arrivato a Piazzola sul Brenta, dove adesso mi fermo a mangiare qualcosa e poi si riparte per altri 60 km. E siamo quasi arrivati a... Piccolo indizio di questo micro viaggio. Dove si va? Dove si va? Chi lo sa? Tanto si pedala. And when you're alone, do you say my name? Or you say her name? Yeah. E siamo nell'itinerario del Brenta. Ho dovuto fare una deviazione perché il percorso che avevo scaricato mi portava prima in una strada privata, che giustamente è privata, e ho preferito non passare anche se c'era lo spazio. Poi ho trovato un'alternativa che Komoot mi dava, ma era a dir poco impraticabile perché la strada finiva dentro un lago, quindi sì, ho il costume dietro, ma no, la bici non ce la porto in acqua. Quindi ho trovato un'altra deviazione, ho allungato un po' e finalmente sono arrivato nella traccia originale. Succede anche questo durante un viaggio. Ciao ragazzi! Questo video è per il mio amico Piero Angela, che ormai il suo corpo ha finalmente realizzato che non ha più 20 anni e lo sta tradendo, portandogli la febbre e poca voglia di far bene. Ti ricordi, Andrea, l'anno scorso quando abbiamo fatto la Veneto Grave qua, io, te e Gargamella? Quelli sì che erano bei tempi. Dai, su, riprenditi, hai una figlia piccola, ricordatelo. Guarda il Brenta. Ciao Andrea. In effetti è un po' insolito questo percorso, perché sto attraversando letteralmente quello che dovrebbe essere, anzi quello che è, il letto di un fiume.
Vabbè. La giornata è caldina, quindi quando entri in queste gallerie ti si abbassa di quei 5 gradi la temperatura, è fantastico. Comunque, gran bei panorami qua, bello. Mancano gli ultimi chilometri per queste fantastiche Maldive del Veneto. Bene. Ho fatto una salitina 6% che mi ha un po' distrutto, però dai, ce l'ho fatta. Dai che manca poco. Bene, come avete visto mi trovo in un paradiso terrestre. Il posto esattamente si chiama Priya Park. Ci sono queste pozze di acqua meravigliose, l'acqua è a 5 gradi, è freschissima. Stupendo. Il posto merita tantissimo, c'è un ampio parcheggio come avete visto. E niente, queste sono le Maldive del Veneto. Spero che vi siano piaciute, spero che vi iscriviate al canale e noi ci vediamo al prossimo giro. Ciao ragazzi! Comunque io questa sera dormo qui. Ciao ragazzi, alla prossima avventura.